Monsignor Zenari, come ha accolto la notizia di questa nomina? Una sorpresa? Direi con sbalordimento. E appena adesso, dopo 2 o 3 giorni, che comincio un pochettino a entrare nella normalità, perché addirittura l'ho saputa la notizia per una circostanza un po' particolare, addirittura mezz'ora dopo che era stata annunciata, quindi la gente lo sapeva molto prima di me, cercavano di raggiungermi per il telefono, ma per difficoltà tecniche non riuscivano a comunicarmi questa notizia, e quando l'ho saputa veramente sono rimasto sconvolto, non ci credevo e direi un po' anche turbato, e mi chiedevo come mai il Papa mi ha fatto cardinale, perché, come mai. E poi quando dopo qualche minuto, qualche mezz'ora ho pensato, dico, beh, è anche giusto che il Papa abbia fatto cardinale il nunzio, chiunque sia, il nunzio attualmente la mia persona, che è in Siria, perché questa porpora va alla Siria. Io l'ho letta come un segno di predilezione del Papa per la Siria, perché è qualcosa di nuovo nella storia moderna delle nunziature attuale, che un nunzio, rimanendo un nunzio, sia cardinale. Quindi direi un gesto insolito, ma un gesto di predilezione, direi, del Papa per la Siria. Che cosa ha a cuore per la Siria in questo momento, pensando alla popolazione civile che soffre? Purtroppo è un momento molto molto critico. Nei mesi passati, negli anni passati, c'è sempre stata e c'è ancora qualche speranza, però attualmente, di come le cose stanno evolvendosi e come si prevede che stiano andando, purtroppo, come qualcuno sta dicendo, rischia di essere sepolta sotto i bombardamenti, soprattutto in questo momento ad Aleppo, anche l'ultima parte della speranza che era rimasta. Ecco, voglio sperare di no, che ci siano ancora degli spiragli, ma c'è il rischio, ecco, ripeto, che si bombardi quel po' di speranza che era rimasta. Cosa può fare la Chiesa per aiutare la popolazione? Ho appena partecipato a Roma qualche giorno fa a un convegno organizzato dal Pontificio Consilio Corunum, che è il Consiglio della Carità del Papa, e perché la Chiesa in Siria è impegnata, con l'aiuto di questo Pontificio Consiglio e di tante agenzie cattoliche internazionali, a organizzare, a coordinare gli aiuti umanitari. Questa è la priorità della Chiesa: aiuti umanitari che vanno a tutte le persone che soffrono, cristiani, musulmani o di altre religioni. Questa è, direi, che la testimonianza principale della Chiesa, a cui va aggiunto, io dico sempre, un valore aggiunto, ma non è giusto neanche dire valore aggiunto, è la presenza sul territorio. Io cerco di incoraggiare soprattutto, ecco, sacerdoti, religiosi e religiose a rimanere, anche se ci sono difficoltà, perché, come si sa, nei paesi musulmani i valori religiosi sono molto forti, sono al primo posto, e chi incarna questi valori, un religioso, una religiosa, un prete, è sempre anche un segno molto molto forte, anche non solo per i cristiani, di incoraggiamento a rimanere, a far fronte a queste difficoltà, ma un segno molto forte anche per la popolazione musulmana, vedere che un religioso, un prete, una religiosa rimane con loro in queste grosse difficoltà. Perfetto, grazie.